Operazione Fiamme Gialle. Sequestrate slot machine irregolari. La Guardia di Finanza ha scoperto alcuni illeciti nelle sale da gioco tra Gallipoli e Tricase, sequestrando migliaia di euro, profitto del gioco illegale. Sarebbero 11 i probabili responsabili denunciati alle autorità competenti. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato 12 dispositivi di intrattenimento, tra cui 5 slot macchine, in grado di bypassare la rete telematica dell'Agenzia delle Entrate e dei Monopoli. I militari della Guardia di Finanza, oltre a sequestrare ingenti somme di denaro, hanno scoperto la presenza di apparecchi di divertimento, non autorizzati, che permettevano di effettuare scommesse sportive a distanza. Nel frattempo continuano gli accertamenti fiscali per verificare che gli esercenti controllati versino il cosiddetto prelievo unico erariale all'amministrazione finanziaria. Si tratta di un tributo conforme alle somme giocate e registrate dai contatori delle slot. Sono sempre più numerosi i locali pubblici che installano slot machine e dispositivi di intrattenimento, ma è assolutamente importante che si tratti di luoghi a norma di legge. È fondamentale ricordare che i controlli effettuati dalla Guardia di Finanza nel campo del gioco pubblico servono a scoprire le proposte di gioco illecite e prive di garanzia, proteggendo le fasce più deboli e i minori. Ogni slot machine ha un programma che, premendo il tasto, genera casualmente migliaia di combinazioni ogni secondo. La macchinetta sceglie a caso una fra delle innumerevoli possibilità, creandone altre migliaia ogni secondo, di giorno e notte. Ciascun rullo ha un numero di simboli in base al tipo di gioco, al payout e alla frequenza dei pagamenti. I simboli compaiono più di una volta su ogni singola ruota, incidendo sulle probabilità che proprio quell'emblema possa essere selezionato. Una volta accettata la puntata, la slot genera, sempre in modo casuale, la posizione dei simboli sul display, in modo da produrre un risultato differente da quello precedente. Nel momento in cui la macchina consente la vincita, i crediti vengono pagati. In caso contrario, la slot continua a generare combinazioni ogni volta che il pulsante viene premuto. La legge prevede che ogni apparecchiatura certificata restituisca una percentuale minima di vincita alla fine di ogni serie di partite. Il ciclo di partite varia in base al modello di macchinetta e può fare riferimento a un numero massimo di 140.000 games. Ciò significa che le combinazioni sono innumerevoli, ma le vincite rimangono limitate. È necessario ricordare che è assolutamente errato pensare che, giocando più a lungo, alla fine si possa vincere. Non esiste, pertanto, una slot machine fortunata. Sicuramente il rumore e le luci creano un'atmosfera stimolante che favorisce il gioco continuo pur rischiando di perdere. È doveroso ricordare che è importante mantenere un budget, evitando di sforarlo per non cadere nella ludopatia. Si tratta pur sempre del rischio di perdere del denaro. A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.